Come mi piace il mondo, l'aria, il soffiare, gli alberi, l'erba, il su, qui ca, i bei strati, la luna che si sfalsa, l'erga tra i ca. Mi piace il sas del mare, i macinati, i calis tra gli amici, gli abies nel vento. E tu ci odi Dio, anche i monati, e i tram che passano, i veder che risplendono, i spal che vanno depressa, cui uc basso, la donna che ti svise senza me. Perché lei ha scelto il dialetto per raccontare la sua poesia? Dov'è che l'abbia scelto? Come lo sono sentito dentro il dialetto. Cioè, io quando non credevo, perché io sono andato a scuola, ho imparato italiano, in casa mia parlavo italiano, perché per ovvie ragioni, no? Però quando mi sono messo a scrivere, è venuto fuori questo milanese. E poi questo milanese, prima ho scritto in italiano, poi in italiano, siccome costruivo con la testa le poesie e non ero soddisfatto, continuavo a stracciare. E allora mi è venuto, proprio per la ragione di dover parlare di due popolani milanesi, ho detto non posso parlarne o farli parlare in italiano, perché sono popolani milanesi, operai, quindi devono parlare la loro lingua. E come gli ho messo in bocca loro questa loro lingua, ho scoperto che dentro avevo il milanese e nello stesso tempo ho scoperto la poesia, perché non ero più la mia mente che costruiva, ma io mi abbandonavo a questo sentire interiore che diceva. Ti svisano i sentimenti. È lì il mondo. E sembra quasi aspettarsi che tu lo guardi, che gli dai retta. Perché lui c'è sempre, il mondo. Ma è facile dimenticarsi, distrarsi, buttarsi fuori nei pensieri, essere addormentati. Ma quando arriva l'ombra della sera, come ti chiama il mondo? E come allargato ti viene addosso quel cielo, nella sua vera bellezza, senza finzione, nel suo pensarsi. Lui si pensa, come si pensano le cose, non tu le pensi. E allora della tua pienezza cambi di faccia, cambi di colore, ma cambi di faccia. Quando sono venuto a Milano, a me è piaciuto molto, perché Genova c'era sempre bel tempo, e c'era, come dire, c'erano le colline, c'era il mare. Io quindi ho pianto molto quando sono dovuto venire a Milano. E poi, quando mi sono trovato a Milano, la prima cosa, sono entrato in questa città, con i materassi, siamo venuti come tutti gli immigranti. Insomma, mi ricordo che io sono su un materasso mentre mio padre va a fare probabilmente le pratiche per i bagagli, per le robe. E io sono lì con la gabbia dell'uccellino e c'è poi usciamo
Non mi ricordo se avevamo qualche borsa, ma non avevamo le cose che probabilmente mio padre ha disposto perché venissero portate a casa. Nel 37, giusto? 1937. E siamo andati a mangiare in una latteria all'inizio di via Vitruvio, appena fuori dalla stazione centrale, a sinistra c'era via Vitruvio. E in questa latteria abbiamo mangiato qualcosa come il caffè latte, ricordo poco bene questa cosa, ma l'avevo scritto in una poesia, tra l'altro, nell'Angel. Su arrivà a Milan e mi son perso, in una nebbia che neanche la stazione si vedeva, tra il carbun coc, la raspa scighera senza luz, una spesa trista, che l'ombra di mio padre, di mia madre, la cercava, e c'era che ne era più, terra ne ca. E mi stringevo in mano, e mi lontana veniva buff dall'ombra la città. Petrarca scrive al fratello, eppure io sono convinto che la poesia, in quanto poesia, è sempre sacra scrittura. E naturalmente questo mette, come dire, solleva le obiezioni della Chiesa, perché per la Chiesa la sacra scrittura è la scrittura dei grandi libri religiosi, la Bibbia, i Vangeli, eccetera. E quindi il dire che è sempre sacra scrittura e che non è sancito dalla Chiesa, e questo vuol dire affermare qualcosa che la Chiesa non può tollerare, perché, perché esce dai canoni, no, stabiliti dalla Chiesa. Perché è sacro? Ecco, qui bisognerebbe fare un discorso sul sacro, che è importante. Perché la vecchia parola sac, che è una parola sanscrita di origine, vuol dire lontananza, sac. Quindi fare il sacro vuol dire opporre o colmare la lontananza. Da qui anche il pontefice, colui che fa il ponte, fa da ponte. Allora, il poeta cosa fa? Il poeta, come dire, colma, oppone in un ordine la lontananza dell'uomo con se stesso, con le cose, con gli altri uomini. Porla, ripeto, o colmarla. Perché se io scrivo una cosa che l'uomo riconosce, io scrivo una poesia, e lui la riconosce. La riconosce perché? Perché dentro di lui risuona il senso e anche a volte la vicenda, o a volte il, come dire, il rapporto che viene stabilito, che anche lui ha avuto, che anche dentro di lui è successo, anche a lui è successo questo, anche a lui è accaduto. Allora questo lo avvicina a se stesso, perché, perché gli fa tornare alla memoria qualcosa che lui ha vissuto e che forse non considerava o aveva dimenticato. Però nel momento in cui legge la poesia, lui si avvicina alla cosa, si avvicina a se stesso e si avvicina al ricordo della cosa. Ecco, allora questo è proprio il compito del sacro. Ora, naturalmente il pontefice o il sacerdote, facendo questo, avvicina anche a Dio. E quindi il lavoro che fa il pontefice, naturalmente, è anche lavoro, come dire, lavoro sulle anime,
in rapporto anche alla propria capacità carismatica di far crescere dentro l'uomo questa, questo avvicinamento a Dio. Ma questo è il suo, del sacerdote, del sommo sacerdote o pontefice. Il poeta in qualche misura avvicina allo stesso modo, non così carismaticamente, ma attraverso i suoni e le parole della poesia. De Dio sum mart, se strepa la coscienza, vungia e pensi, me remeni e vu. E più se il pensi, e più che sono lontano. Dio le scherzose, le come fa la luna, che mi pensieri in nuve, e lui se sconde. E sci, metton di via. Parli cui om, e mata la luna, ciara, lunenta, con la sua luce che slisa nella notte.